Al museo si impara la storia. Fonti scritte, materiali, iconografiche, orali. Scelgo la mia fonte, realizzo la mia scatola, perché la storia è anche quella dei luoghi, degli oggetti, la mia. Buongiorno, sono Miafti Maruni e oggi ho portato il cappello di alpino che ho indossato in gita 5 giorni a Vezzena e l'ho indossato intanto che cantavamo una canzone e nella canzone ognuno aveva un aggettivo da urlare e io ho urlato unione, che unione per me vuol dire tanto. Noi siamo andati sia a vedere delle fattorie che al forte. Noi un po' più grandi andavamo anche in giro tra di noi. Abbiamo visto tante cose belle, paesaggi belli. La cosa che mi ha colpito di più è la prima volta che abbiamo cantato le canzoni. Eravamo tutti insieme uniti e eravamo lì a cantare per la prima volta le canzoni e appena le abbiamo cantate mi sono sentita bene e volevo assolutamente ricantarle perché erano davvero belle. Eravamo divisi in due squadre e due persone facevano la colazione, due persone facevano il pranzo e due persone la cena. C'erano gli adulti che cucinavano e noi un po' li aiutavamo. Mettevamo a posto le cose, dovevamo pulire sempre le stanze. Poi nel tempo libero uscivamo fuori, c'è chi giocava con le rane, c'è chi andava su per il bosco, c'è chi stava lì a far braccialetti, ascoltare musica e ballare. Buongiorno, io mi chiamo Ivan e ho portato un sasso che ho trovato nel piazzale del Forte Verle e un pezzo di cinturone di un soldato austriaco e ho subito pensato a chi appartenesse il pezzo di cinturone. Magari potrebbe essere stato di un comandante o di un soldato. Buongiorno, io mi chiamo Crystal e nella scatola ho messo la pila con qui che leggevo la sera. Dopo un po' bisognava chiudere la luce e io non volevo tanto, quindi usavo la pila per farmi luce. E ci raccontavamo le storie della guerra e dei soldati che anche il mio trisnonno ha partecipato alle guerre e per fortuna si è messo in salvo. E la nonna l'ha raccontato alla mamma che la mamma me l'ha raccontato a me. Mi chiamo Daniel e ho qui una scatola dentro cui ho un pescetto del Forte Verle che in realtà ho trovato un pezzo grosso e l'ho spaccato con un sasso e ho ricavato tanti di questi pezzettini. Siamo arrivati al forte, c'era su Ferruccio che era travestito da soldato perché ricorda il posto in cui i soldati combattevano e in cui si rifugiavano. Io mi chiamo Zaira e ho scelto l'elmo. Perché secondo me ha un importantissimo valore.
pensavo ai soldati che lo usavano come protezione dalle pallottole e dalle schegge. Ma nonostante fosse così pesante e scomodo, dovettero usarlo per non morire. Allora, mentre percorrevamo la strada per andare alla fattoria, c'era un cartello e sotto c'erano degli oggetti, tipo delle pallottole, c'era anche un elmo e c'erano anche dei pezzi di bomba situati sotto a questo segnale di benvenuti. Buongiorno, io mi chiamo Thomas. Ho creato un cimitero perché durante il campeggio abbiamo cantato la canzone intitolata Tapum Tapum e la strofa che mi ha colpito di più è l'ultima che dice cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Prima abbiamo fatto le lettere con i rami che siamo andati su a prenderli sul bosco, poi abbiamo legati, siamo andati su al Forte Verle e l'abbiamo attaccato lì sulla ringhiera. Buongiorno, io mi chiamo Chantal, in campeggio abbiamo fatto una canzone sulla pace. Io ho disegnato una colomba, ognuno doveva dire un aggettivo, io ho detto amicizia, che per me amicizia significa stare insieme, quello che non si faceva durante la guerra. Ciao, io sono Valentina. Nella mia scatola ho messo la borraccia perché quando camminavo per andare al Forte Verle sapevo di dover avere dell'acqua. Mentre camminavo pensavo alla vita di un soldato che magari lui acqua non aveva. E mia nonna mi raccontava tanto della guerra, ma io non capivo perché parlavo in veneziano veloce e quindi me lo spiegava mia mamma. Perché i miei bisnonni erano sulla guerra per nascondere la mia bisnonna e i miei cugini dovevano andare nelle cantine sotterranee. La scatola ho messo delle foto. Questa è il forte e qua c'è il Ferruccio che lui poteva andare sul forte perché aveva il permesso, allora l'ho fotografata. E le altre foto sono della fattoria, questa era un vitello e l'ho fotografata. Qui c'erano gli asini e qua ho fotografato un cavallo. E qua era il sentiero della pace.